Dal 28 settembre al 6 ottobre quest'anno torna con l'undicesima edizione Librixia, Fiera del Libro di Brescia. L'evento offrirà 185 appuntamenti tra incontri letterari, laboratori ed esperienze per giovani lettori. Brescia ha una grande passione per i libri e la lettura, questo lo dimostriamo quotidianamente 365 giorni all'anno attraverso le biblioteche, le librerie della città, le case editrici, gli stampatori, gli scrittori, scrittrici. È una città molto vivace da questo punto di vista. Quando ci sono presentazioni di libri si è sempre sul pezzo. Librixia è un 10 giorni di totale immersione e la possibilità di avvicinarci a libri e scrittori e scrittrici che altrimenti non avremmo occasione di conoscere. La città diventa nuovamente un palcoscenico per la lettura. Quest'anno avremo delle grandi novità, a cominciare da una ricerca storica fatta dal professor Chiarini e la professoressa Pala, che hanno raccolto la storia del libro, delle fiere del libro a Brescia dal 1927 ai giorni nostri. Ne esce uno spaccato di una provincia e di una città attenta al libro, attenta alla lettura, con una tradizione importante, magari non pubblicizzata come avrebbe meritato, però esisteva. Infatti la tradizione è arrivata fino ai giorni nostri e questa è l'undicesima edizione che Confartigianato, attraverso ANCOS, il suo circolo culturale, gestisce questa fiera insieme all'Associazione Leggio e il Comune di Brescia, e devo dire che sono stati 11 anni di crescita sempre costante, ogni anno di più, sia in termini di offerta di autori e di libri, ma anche in termini di risposta da parte del pubblico. Noi un appuntamento importante che apre una stagione autunnale e chiude una stagione estiva, quindi un ponte per visitatori e turisti della nostra città. Una fiera del libro che mette al centro i librai e che mette al centro anche il pluralismo, il confronto. I libri sono un grande strumento di diffusione della cultura. Il comune è impegnato in maniera diretta nell'organizzazione di questo evento perché partecipiamo sia alla creazione del palinsesto e abbiamo una rassegna da noi coordinata che è Librixia domani, che organizziamo in collaborazione con nostre biblioteche comunali. Quindi tutti i cittadini sono invitati a partecipare e a scoprire le novità della questa undicesima edizione di Librixia.